Expo di Milano, Fiera dello Statalismo, Expo di Londra, Fiera della Libertà. Questo articolo di Pirindelli comparso sul suo sito Catalaxy Institute. La prima grande esposizione internazionale si ebbe a Londra nel 1851 e da allora si sono avute 34 edizioni di queste esposizioni. Tuttavia ci sono delle differenze enormi tra quella esposizione di Londra e l'Expo di Milano del 2015. La prima grande differenza è questa: la grande esposizione di Londra del 1851 fu un evento interamente privato che non ricevette un solo centesimo di denaro pubblico, cioè estorto con la violenza ai legittimi proprietari mediante il prelievo fiscale. Di questa esposizione di Londra, Bastiat, economista liberale francese di metà Ottocento, scrisse la più grande e nobile delle esposizioni, concepita nello spirito più liberale e universale. L'unica nella quale nessuno Stato o governo gioca alcun ruolo e che non è finanziata dalle tasse. Il grande economista e filosofo francese dimostrava logicamente come l'intervento dello Stato nell'economia e nella cultura ha necessariamente l'effetto di distruggerle e di asservirle. Purtroppo però la stragrande maggioranza delle persone ritiene, sbagliando, che nulla esiste indipendentemente dalla volontà dello Stato e niente vive al di là di ciò che lo Stato fa vivere. A dimostrazione di quanto sbagliato sia questo punto di vista, l'esposizione di Londra fu un evento interamente privato. E questo non fu un caso. Questa grande esposizione fu infatti la celebrazione del periodo di progresso tecnologico più portentoso che l'uomo abbia mai conosciuto. Un progresso tecnologico con conseguente crescita economica di lungo periodo che non avrebbero mai potuto aver luogo se l'intrusività dello Stato nell'economia fosse stata anche solo una frazione di quella che oggi e se i diritti di proprietà fossero stati violati dallo Stato anche solo una frazione di quanto vengono violati oggi. Da molto tempo prima della rivoluzione industriale l'Inghilterra era una terra in cui i diritti di proprietà erano visti come la cosa più importante di tutte. I diversi cambiamenti istituzionali che culminarono con il Bill of Rights del 1689 restrinsero severamente la possibilità della corona di governare il paese arbitrariamente. Aveva prodotto tutto ciò una situazione in cui lo Stato era ritirato al punto da intervenire, per esempio nelle controversie fra agenti economici, soltanto in ultima istanza, comunque molto raramente. Se qualcuno commetteva una frode, per esempio, non veniva di solito denunciato e non perdeva la propria libertà, ma perdeva la propria reputazione, che è una cosa ancora più grave. Invece, in una economia socialista come quelle di oggi, come quella italiana, le relazioni fra gli agenti economici sono sempre più mediate e regolate dallo Stato, il cui potere di intervento è virtualmente illimitato. Allora, in questo contesto socialista, perdere la propria reputazione può sembrare poca cosa. È molto più grave, per esempio per un'impresa edile, perdere il DURC, che è una scartoffia burocratica che le permette di lavorare. Questo è molto più grave che perdere clienti o fare una figuraccia con i clienti. Nei sistemi a oppressione burocratica come quello italiano, le persone usano gran parte della propria energia mentale, fisica ed emotiva per assicurarsi di avere tutti i permessi in regola, piuttosto che per mantenere intatta la propria reputazione e il proprio onore. Questo infatti è ciò di cui ha bisogno lo Stato, i parassiti che vivono di Stato, per continuare a espandersi sulle spalle di chi crea ricchezza. Che i sudditi usino la loro energia mentale per assicurarsi di essere in regola con i comandi arbitrari dell'autorità, invece che per mettere in discussione la legittimità dell'autorità. Nel sistema economico, invece, come quello inglese dell'epoca, in cui lo Stato era molto ridotto rispetto a quello che c'è oggi ovunque in Occidente, perdere la propria reputazione era devastante. E una volta persa, la reputazione era molto difficile, se non impossibile, da riottenere. Chi perdeva la propria reputazione si trovava economicamente e socialmente isolato. Nessuno avrebbe più fatto affari con lui. Perciò, in una situazione dove le persone erano libere da quella coercizione burocratica che oggi regola e controlla ogni azione umana, molte persone tendevano a fare il possibile per mantenere e migliorare la propria reputazione. Non violavano le regole generali di comportamenti individuali, ma addirittura facevano molto più del dovuto. Opere di beneficenza, riparazione della chiesa di quartiere e così via, per segnalare alla collettività, alla comunità, di essere persone meritevoli di fiducia.
Oggi sopravvivono dei luoghi in cui lo Stato è poco presente, per esempio le piattaforme internet su cui avvengono gli scambi anche di denaro, denaro criptovalute, chi prende a prestito Bitcoin per realizzare i propri progetti e chi li dà in prestito a un certo tasso di interesse. Per esempio su questo sito vengono scambiati appunto Bitcoin e chi li prende in prestito, se non li restituisce, non ha la possibilità di appellarsi a nessuna istituzione statale, cioè il creditore che si vede defraudato di una somma di Bitcoin non può appellarsi a nessuno, non può perseguire quella persona che gli ha sottratto i Bitcoin senza restituirglieli, non può riottenere i Bitcoin prestati e esercitare nessuna coercizione. La sanzione però a carico del trasgressore è la perdita della sua reputazione, che in quel settore significa la perdita della possibilità di stringere accordi con altre persone, cioè significa la morte economica. Perciò, al fine di migliorare la propria reputazione, nella stragrande maggioranza dei casi, non solo le somme prestate vengono regolarmente rimborsate, ma vengono addirittura rimborsate prima della scadenza prevista. Tornando alla grande esposizione di Londra del 1851, certamente vennero messe in mostra le conquiste tecnologiche della rivoluzione industriale, ma allo stesso tempo fu la celebrazione dell'arretratezza dello Stato, cioè nel senso che lo Stato si era disinteressato, era arretrato, nel senso che regolamentava di meno, lasciava grandi libertà economiche. Quindi celebrazione dello Stato che aveva fatto dei passi indietro e della difesa della proprietà privata, senza le quali quella rivoluzione e quelle conquiste tecnologiche non avrebbero mai potuto aver luogo. Per questo l'esposizione di Londra del 1851 poteva essere soltanto privata, non solo perché lo Stato non l'avrebbe mai finanziata, ma perché se lo avesse fatto sarebbe stata una negazione del seme che aveva prodotto quelle meraviglie. Quello che era in mostra e veniva celebrato, oltre ai prodotti e le conquiste tecnologiche, erano proprio la libertà e i prodotti della libertà. Cosa c'è da celebrare invece oggi con l'Expo di Milano? Il fatto che prima di aprire una qualsiasi attività occorra conoscere quali e quanti permessi servono, gli studi di settore, che quando uno vuole comprare un prodotto tecnologicamente innovativo, ci pensa a causa dello spesometro? Dobbiamo celebrare il fatto che un'agenzia governativa può sapere quanto spendiamo? Che abbiamo una crescita della pressione fiscale e del debito pubblico senza precedenti? Dobbiamo forse celebrare una crescita economica prodotta da inflazione monetaria che è estremamente ridotta? Festeggiamo la progressiva abolizione del denaro contante, l'annientamento dello spirito imprenditoriale di un numero sempre maggiore di persone? C'è poco da celebrare oggi. Perciò è assurdo accostare l'Expo di Milano del 2015 all'esposizione di Londra del 1851. È assurdo immaginarle come due edizioni diverse di uno stesso evento. Non sono due momenti diversi di una stessa storia, sono proprio due paradigmi opposti. Un paradigma, quello di Londra del 1851, basato sulla libertà di impresa, la libertà di commercio, i diritti di proprietà. Invece, il paradigma dell'Expo 2015 è un paradigma basato sul controllo da parte dello Stato, sull'interventismo. Interventismo dello Stato in economia e sulla mancanza di libertà personali.